Ma sì, signor Sceicco, non si preoccupi, il posto di Afif, non ci sono problemi, è suo, è quello lì. Però capisce che suo cugino tornerà tra, boh, 2 mesi forse, e io qui c'ho un sacco di ragazzi che vorrebbero giocare al posto suo. Mi crea un po' un problema uno spogliatoio così, no? E lo so che è l'unica regola, ok, però... Ma Sceicco, se fidi, guarda, stiamo a fa' un casino, guarda che questi mo se rosicano. Ci penso io, ci penso io. Non ho risolto niente, in pratica, vabbè. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Mister Spettacolo è tornato con la voce un po' straziata dal dolore perché nell'ultima puntata abbiamo perso lui, Afif. E l'infortunio preoccupa non solo i tifosi, ma pure il mister, ma pure lo sceicco, ma tutti quanti. Ragazzi, grazie a tutti per il supporto che state dando a Upalimo di Mister Spettacolo e soprattutto vostro, perché il Palermo è di tutti. Dobbiamo riportarlo agli antichi fasti, alla grande gloria. Lo stiamo facendo. L'ultima puntata è stata assurda, ragazzi. Tripletta di Nusa ne abbiamo fatti 9. Dobbiamo parlare anche di questo. Io però vi invito a lasciare tantissimi piace a questo video. Ragazzi, stiamo iniziando. Stiamo per prendere strade che voi non avete idea. Essendo questo il primo campionato di B, ci abbiamo solamente la Serie B da giocare, forse anche la Coppa Italia. Date tempo a questa storia di ingranare perché ne vedremo delle belle, anche perché è una cosa diversa da tutto quello che abbiamo fatto finora. Questa è una Road to Glory quasi, un rebuild. E guardate qua, ragazzi. Ma come miglior uomo assist? Elliot. Ma io non gli avrei dato una lira. E infatti, ragazzi, devo dire che la sensazione che ho io quando gioco rispetto a quello che succede veramente in campo, quello che poi è il nostro Palermo, ma lo sapete che è diversa? Vi darò dei dati che vi stupiranno, assolutamente. Comunque, ragazzi, ci sta andando bene. Siamo primi in classifica a 21 punti. Stiamo distaccando di ben 6 punti la seconda. Quindi in ciabatte col sigaro. Anzi, ragazzi, proprio con pane camè usata da una parte e pane e panelle dall'altra. Cioè, stavo così, fumando cannoli. Attenzione, ragazzi, se questo vi sembra un grandissimo dato, ve ne dico un altro che vi stupirà, perché siamo la terza peggior difesa della Serie B. Con 13 gol, peggio di noi hanno fatto solamente, pensate, il Südtirol e il Modena e la Ternana. Però considerate che al Südtirol gliene abbiamo fatti 5, al Modena gliene abbiamo fatti 4 e alla Ternana gliene abbiamo fatti 9. Considerando tutto, la peggior difesa era la nostra. E io ho comprato fior fior di giocatori, ragazzi. Ma in Serie B chi è che si può permettere Montes e De Nayer? Nessuno. Pure, ragazzi, facciamo schifo. E a proposito di questo, non so se è un tema che abbiamo già toccato, però voglio farlo perché è giusto, perché sono sicuro che sto una puntata avanti a voi, nonostante sto leggendo le peggio domande, continuate a farle qui sotto a Mister Spettacolo. Ti devo dire, sono sicuro che qualcuno dirà: oh Marco, però devi alzare la difficoltà. Allora lo faccio, ragazzi, questa puntata alziamo difficoltà. Io ho sempre giocato a leggenda per le modalità carriera. Poi, ragazzi, lo sapete, cioè posso mettere estrema, non so se c'è, non c'è ultimate, però posso mettere estrema, modalità competitiva, difficoltà, quello che volete. Mi conoscete, cioè ci so giocare a FIFA, capirai, gioco contro il computer, non è quello. Vi ricordo che queste sono delle serie di intrattenimento. Poi è vero che vince 9 a 0 non è intrattenimento, sono il primo a dirlo. Però, insomma, ragazzi, giocare in maniera buggata. Sapete che la difficoltà massima su FIFA, almeno gli altri anni, è sempre stata buggata. È il motivo per cui giocavo a leggenda. Ora, magari con FIFA 23 si sono impazziti, ci hanno messo mano. Non credo, però capiamo. Mettiamo estrema. Altrimenti, ragazzi, bisogna che andiamo a mettere noi mano a fare una esperienza personalizzata. Però io non saprei. Vorrei evitarlo. Comunque, facciamo anche questo. Ma adesso preparatevi, ragazzi, perché vi do dei dati che vi sconvolgeranno. Sesco è il nostro capocannoniere, 9 gol, sta facendo il suo. De Angelis, il nostro capitano, sta facendo il devasto, 4 gol e 3 assist, giocatore sontuoso, veramente. Ma Caramona, Carmona è il pelato, ha fatto 6 partite che non so mai 6, è tipo intricchiato qua e là. 2 gol e 3 assist, molto 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 meglio di Vega, che è tipo il colpo sensazionale di Mister Spettacolo. Oh, Vega, ti devi da svegliare. Raga, effettivamente Vega non lo sto capendo, non lo sto capendo, come pensavo di non capire Elliot. Invece, raga, guardandolo, 8 partite, 6 assist e 3 gol. Che gli vuoi dire? Cioè, molto di più di quanto mi aspettavo, sinceramente. Però ora, ragazzi, ci aspetta un calendario un bel po' pericoloso. Perché guardate, abbiamo il Pisa, abbiamo il Cosenza, che è secondo in classifica, e questa ce la giochiamo. Poi abbiamo due grandissime del calcio italiano che un po' si sono perse, tipo la Regina. Ricordo, da ragazzino giocavo con Baronio e Pirlo a centrocampo. Io ero innamorato di quella Regina. Ciccio Cozza, ovviamente. E poi, ragazzi, abbiamo il Cagliari, che è forse l'altra grande squadra di questa Serie B.
in questo momento, ok? Quindi io farei questo. Secondo me dobbiamo arrivare fino a gennaio e poi a gennaio rimettiamo mano alla rosa, perché la difesa secondo me non è proprio proprio all'altezza, e avrete capito. Quindi vediamo che succede, soprattutto perché abbiamo perso a FIF per 2 mesi, raga. Mo che famo? Che vuole Floriano? Aspetta un attimo, raga, che Floriano sta rosicà. Floriano, mister, volevo dirle che sto bene, sono pronto per prendere il posto di Agraffa FIF, Francesco Di Mariano. Io non so chi sei, ok? Ma tu puoi prendere il posto di Afif? In campo lo puoi prendere, ma non nei nostri cuori. Non ti preoccupare, prenderò la decisione migliore. Non lo so, ragazzi, ci abbiamo giocatori più pronti. Invece, che vuole Floriano? Avevamo parlato del mio stipendio tempo fa, ma da allora non è cambiato niente. Pensi solo ai soldi? Pensi solo ai soldi, Floriano? Io non c'ho una lira, Roberto. Tra l'altro, tu sei importante. Ecco, sta cosa, ragazzi, bisognerebbe rivederla per quanto riguarda i ruoli dei giocatori. Allora, ragazzi, andiamo a giocare contro il Pisa a Pisa. Torre grossa. Oh, guarda questi, oh. Peruato, barba. E questi non so male, ragazzi, non so male. Però io so peggio di loro. E allora sapete che succede? Intanto cambiamo kit. Tutti con i pantaloncini, tutti uguali. C'è bisogno che voi vi cambiate la maglietta, se no non ci riconosciamo. Allora, io questa qua, ragazzi, me la giocherei simulandola. Non è abbastanza riserve. Che è successo? È partita da solo. Vabbè, ragazzi, si va, si va, si va. Pisa a Palermo. Tanto il Pisa mi pare che l'anno scorso è andata molto vicina alla promozione, no? Dovrebbe aver perso contro il Monza. Sbagli. Eh no, da Torre Grossa, no, ragazzi, no. Figliacè, te devi svegliare, figliacelli. Vabbè, ragazzi, la prima è dei Bolletti. La prima è dei Bolletti. Guarda, se esco. 1-1. Oh, il capitano De Angelis. Dobbiamo trovare i soprannomi, ragazzi. Dobbiamo trovare. Allora, per quanto riguarda l'alto De Angelis, l'altro gemello, ti devo dire che il piccolo angioletto ci sta, perché è bassino, tarchiato, bello tozzo. Il piccolo angioletto ci sta. Mentre per il nostro capitano dobbiamo trovare il soprannome che non sia semplicemente il capitano, cioè. Oh, Torre Grossa. Ah, raga, ma Torre Grossa, ma che cazzo è? Ibrahimovic De Visa. E ancora, ragazzi, ancora abbiamo 2 gol a partita. 20 minuti già 2 gol l'abbiamo preso. Vabbè. Chi è? Eccolo, Vega. Ne avevo parlato malissimo. Mi smentisce. Comunque vedremo, ragazzi, come la prenderà in realtà lo sceicco sulla questione del cugino. Perché è vero che Afif era un giocatore importante, no? Però ha giocato meno partite rispetto a tanti altri, pure perché è spesso in nazionale. Era un nazionale catariota, 2 mesi fuori. Quindi in questi 2 mesi potrebbe succedere di tutto. Per esempio, se giocassimo con questo modulo in questo momento, Afif sarebbe tagliato fuori, ragazzi. Non ci sarebbe spazio per lui. Vabbè, ogni tiro in gol. Chi è Steves? È in terzino, ha segnato il terzino, è Steves. Boh, vabbè, non lo so. Vai, Elliot, per Benji Sesco. Ah, ragazzi, possiamo prendere 3 gol a partita, però, santo Dio. Mettila in mezzo. Sesco! È una sentenza! Non posso urlare troppo, perché sennò si sveglia Dele. Mamma mia, raga, è peggio delle tasse. Ma che è un esattore delle tasse, oh? Mio Dio! Allora, 3-3. Ovviamente, ragazzi, le statistiche parlano chiaro. Loro 3 tiri, 3 gol. Noi stiamo giocando bene, a parte Stila, che sta a fare dei polli. Denayer, mazza, la difesa è orribile. Ci andrei a mettere mano a sto punto, ragazzi. Guardate che faccio. Stilak, metto Bega lì. Vai, riprendi, ragazzi. Diamo fiducia a Fossi, che comunque almeno la corsa ce l'ha. Attenzione, Fossi, chiudilo, Fossi. Bravo, Fossi. Che giocatore Fossi, ragazzi. Fossi. Oh, Sesco. Io non so se entrare e dire la mia in questa partita, ragazzi. Oh, guarda come c'entrano facile. Dai, capitano, inventala tu, capitano. Stulak. Oh, che c'entra Stulak che è uscito, vabbè. Dai, raga, stiamo là, li stiamo a pushare. Vai, Elliot. Balla, sì. Benji Sesco, un assist glorioso di Miretti. Glorioso. Non li risenti più i tifosi. Allora, però, una cosa che io eviterei. Occhio, Fossi. Di far giocare Fossi, dite. Fare delle sostituzioni per mantenere salda sta squadra. Allora, Sesco lo metto un attimo dietro. Vai a fare la punta. Poi ci metto il mitico Vito. Sì, Don Vito ci sta. Caramona a correre. Nusa ad inventare. Ci sto, ragazzi, ci sto. Vai, capitano. Benji. Capitano, Benji. No, ho sbagliato. Ah, era fuori gioco. Pensavo avesse fatto gol, vi giuro. No, Fossi, in te fa saltare. Salta. Vabbè, salta Fossi, giustamente. Guarda come scambiano nello stretto. Ok, Nusa. No, chi è il 15? Chi è la pippa? Bega. Porco due. Ecco il gol. 4-4. All'87esimo. Scendo in campo, ragazzi. Sono pazzo nel cervello. Anzi, no. No, ragazzi, ho fatto le sostituzioni perché stavamo. Ah, non riusciamo a fare azione. No, non ci riusciremo. Ma che cazzo è? Dai. 4-4, ragazzi. 4-4. Io ve l'ho detto. Bisogna sistemare quella difesa. Ma le individualità ci stanno pure. Però, ovviamente, eccoli che ci vengono a bussare. Poco spazio per Elia. Poco spazio per Don Vito. Ma che domanda è? Mi scusi. Poi dite perché non parlo con i giornalisti. Ma ovvio che abbiamo costruito una squadra anche con tanti prestiti. Sì, è vero. Tanti giocatori non sono nostri al 100%. Ma che significa non valorizzare i giocatori nostri? Noi abbiamo cercato di costruire la squadra più forte possibile. Però, scusate, io sono arrivato qui e già c'erano giocatori in prestito. Anzi, mi chiedono pure di giocare. Quindi che non è la stessa cosa. Oh, poi io
voglio valorizzare i giocatori che c'è in rosa, soprattutto quelli originali. L'avete visti però, insomma, l'anno scorso noi stavamo in Serie C. Quindi, ditemi voi se è il caso di far polemica. No, no, no. Già ci ho avuto a che fare con i giornalisti io, eh. Manchester, Liverpool, niente qua, ok? Siamo primi, giochiamo bene, giochiamo tutti. Allora, cambio ruolo per Bega Bega, ragazzi. Io glielo cambio ruolo. Glielo cambio perché magari poi così lo possiamo un po' allenare, perché la difesa è veramente deficitaria. Allora, ragazzi, in una partita il Cosenza è scivolato bassissimo. Guardate, era secondo in classifica, però io dei lupi non mi fido e quindi questa ce la giochiamo. Buonasera da Palermo. Denayer viene omaggiato dai tifosi del Palermo che gridano il suo nome, lo hanno voluto fortemente. È sicuramente un giocatore che dà lustro alla sua squadra, così come Benjamin Sesko, che è un passo dalla storia, addirittura la previsione di 45 gol in una stagione. È sicuramente l'acquisto più roboante di questa campagna acquisti per il Palermo, che vuole andare in alto. Così come Elliot, scappato da Liverpool dopo una frattura scomposta della gamba. Qua c'è una difesa da sistemare. Questa difesa che sulla carta non sembra neanche male, scricchiola e non poco. Poi per il resto la formazione è quella più offensiva possibile. Forse è proprio quello che, insomma, non permette a Mister Spettacolo di performare al massimo. Cioè, è il miglior attacco del campionato, ma è anche la peggior difesa. Però noterete che in attacco oggi c'è Carmona al posto dell'infortunato Afif. C'è qualche scelta in più per Mister Spettacolo, che oggi affronta questo Cosenza con Meroni, Camiglio, Voga Florenzi, Dobre D'Urso Corsi, non ne conosco uno, e Butic. Ah, ragazzi, se mi segna Butic è finita. Ho notato un Larry Vey lì in panchina. Però è una squadra da non sottovalutare, quella del Cosenza, eh. Oggi siamo a Palermo, vogliamo la vittoria e soprattutto vogliamo dimostrare che questo campionato ci sta stretto. Questo il campionato che ha detto non fa parte, non è nelle corde del Palermo. Si va, si va, si va, ragazzi, si va dal piccolo angioletto, insomma il gemello, il capitano del Palermo. Giusto subito un brutto fallo. Mamma mia, eccolo Vega. Don Diego spara subito. Ecco, Don Diego si dovrebbe un po' svegliare, almeno sicuramente nelle mani del mister. No, Mateju, io t'ho messo titolare perché dovevi fare la differenza, ma non per loro. Eccolo Montes. Figlia Celli ci mette una mano. Che? Ah, forse per il primo intervento all'inizio della partita. D'Urso ammonito, vabbè. Vabbè, forse, ragazzi, per la sua parentela con Barbara, credo. Ma l'ammunizione è più che giusta. Mi sento di no, il capitano la perde lì. Non la perdere lì, capitano. Eccolo, l'altro gemello. Quella, ragazzi, è una fascia formata dai gemelli De Angelis, ricchi proprietari terrieri. Ma che c'entra un cazzo, vabbè. Ok, andiamo, ragazzi, andiamo. Beh, Benji. Oh, mi hanno messo in fuorigioco i balordi. Allora, vedete, ragazzi. No, non lo vedete perché dai video non si capisce che sto a parlare a macchinetta. Però la difficoltà quella più alta non è che si traduce semplicemente in lotta a centrocampo, tutta roba che devo tagliare. O De Angelis, vede suo fratello, ma non gliela dà perché hanno screziato a casa. Carmona, la pelata. Sesko è alto 2 metri. Oh, Mateju, aspetta, Mateju del cazzo! Che è successo? Carmona, ti sei magnato un'occasione clamorosa. Guarda. Ah, era fuori gioco, ok. Ragazzi, questo è gol. Vega, verso Sesko. No. Carmona. Occhio a Carmona, ragazzi, che in poco tempo è diventato l'idolo dei tifosi di Palermo. Numeretti. Alta scuola. Che è successo? Un rumore. Mefistofelico. Avvolgi botta. Guarda Carmona, raga. Carmona è un pazzo. Beh, nel barrio di Buenos Aires, da dove viene lui, è o vita o muerte. Guardalo. Mateju recupera un pallone verso Barbara D'Urso. Il cugino. Il figlio. Il fratello. Passaggio orribile. Sesko la apre benissimo. Aspetta, che c'è coso? Ma che cazzo di passaggio è? Questo è alto un cazzo e mezzo. Ma che gliela metti alta? Oh, Vega. No! Che cazzo di passaggio è? Dai, capita. No. Oh, ecco il capitano. Vede Elliot benissimo. L'hai servito! Elliot, il tascio! Guarda, ho proprio caricato, ragazzi. Ho tolto lo zoom, ma ho tirato una saracca. Quella che a Palermo si dice, non so come si dice in palermitano, sto ancora studiando, però. Becca sto mig. Ragazzi, se faccio il clean sheet oggi, io do la mente a Pigliacelli. Barbara. No, Denayer. Ma l'hai pisellato senza motivo. Guarda, l'ha andato proprio a pisellare. Boom. C'è un motivo se non se l'è affilato nessuno. Uno con dei capelli un po' così, pronto a battere il calcio di rigore. Chi è? È Dobre Fass.
No, allora, dobre. Tu questa cosa non ti permetti di farla, mo capesti? Tu questa cosa non ti devi permettere di farla, me capesti? Sono tutta a casa mia. Arriva, boom. Tanto per me l'aveva sbagliata. È stata mezz'ora quella palla per aria. Ah, come ti sei permesso? Poi a Pigliacelli, è un uomo d'onore. Mamma mia, mo ragazzi, gliene faccio sei. Mo ne faccio manco un passaggio, vabbè. Come ti sei permesso? Mateiu, sulla gamba. D'Urso, morto. Devo uscire, mi dispiace, D'Urso. Oddio, mi dispiace davvero. Allora, poi gli è entrato proprio, boom. Vabbè, ragazzi, giustizia privata, questo vedi quando incattivisci la partita. Cartellino giallo a Mateiu. Ma chi sei? La montagna. Ok. Ok, Carmona, doppio passo se va. Lo vede. Però c'hai i passaggi. Non... Tu i piedi non ce l'hai, Carmo. Tu non c'hai i capelli e i piedi. Comunque, ragazzi, non gliela fammo a fare un clean sheet, eh. No, ho sbagliato tutto. Rosso. No, giallo, godo. Mi sono salvato, raga. Miretti, si prende un giallo che devo dire. Mi può pure andare bene. Dai, che sbagliano, che so dei pipponi. No, vabbè, dai. Miretti, ma t'ha munito adesso. No, raga, ci credo, questo me lo caccio. Ma come stanno a giocare questi? Oh, levamogli sta palla. Mateiu. Oh, sto fan casino. Dobre, vabbè, va bene, ragazzi, va bene, ti devo dire. Mateiu, hai fatto bene. Attenzione, Mateiu, però era già ammonito. Se ne va sotto la doccia. Ho sbagliato, ma mi sono fatto giustizia. Impazzisce, visto il spettacolo, dice, ma come cazzo si fa? No, non si è fatto male, il bastardo ha simulato. Ma mo' ha fatto finta di sta ma... Cavaro, figlio di puttana. No. Vabbè, dai, raga. La guerra vuoi con mia? Non ti faccio vedere io. Dai, dobre. Ma che sei, dobre? Guarda come gliel'avevo parata bene. Pigliacelli, raga, si era esaltato. Sceso il silenzio qui a Palermo. Guarda sto pupazzo che fischia subito. Mo, ragazzi, vedrete la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Siamo in casa. Non possiamo perdere sta partita col Cosenza. Anche perché vorrebbe dire far rientrare tutte le squadre che ci abbiamo dietro in una corsa, insomma, per la Serie B, che sinceramente non ha molto senso. Visto che la stavamo vincendo tranquillamente. Oh mamma mia. Allora c'ho Miretti che sicuramente quello si fa a cacciare. Forse Stulak sarebbe l'ideale. No, Pigliacelli. Mettici ste cazzo de mani. Ora che stiamo andati a perdere, raga, che partita siamo andati a perdere. Già mi sta a chiamare il coso. Già lo Sheikho c'ha il numero mio in mano. C'è una densità qua a centrocampo clamorosa. Ah, ci miserabili. No, non ci posso credere, raga, che sbagliano sti passaggi, però, eh. Oh, si è fatto male Montes. Non ci posso credere. No. Vai Montes. No, raga, pure Montes si è fatto male, no. Dai, Carmo, riapri sta partita, Carmo. Sì, t'ho visto tutto di là. Pega. Sì, con la de... Vabbè. Vai Don Vito, entra tua. Sì, fuori Elliot, dentro Don Vito, ci posso stare. Infortunato Montes, ragazzi. È infortunato la montagna, che però è stoica e continua a giocare. Lo dovremmo tirare fuori, ragazzi, perché magari andiamo a peggiorare una situazione che è già brutta di per sé. De Angelis, sì, De Angelis viene ciucciato proprio. Dai, ragazzi, 20 minuti, ci abbiamo 20 minuti, si può fare. 20 minuti si può fare. Allora, fuori Miretti che ha munito, no. Nusa. Bravo, capitano, bravo. Ma guarda, è una squadra intera contro... Ho visto Don V. Sì, rubagliela, bravo Don Vito. No, massa, quel cazzo di palla. La montagna ancora. No, dai, D'Urso era pure ammunito. Raga, la montagna sta proprio... Ah, sbaglia il fuorigioco. C'è una squadra intera contro di noi. Pigliacelli. Bravo, glielo. Bravo, Godo, ragazzi, non fa la tripletta sobre. Ma se è fatta la tripletta sobre, non so come avrei reagito, sinceramente. Vai, Don Vito. Guarda Stulak per terra. Chi sto allenando? Diamond. Vabbè, questi poi. Che bastardi. Guarda che bastardi che puntano su. Pigliacelli. Stanno a giocare sugli infortunati. Ah, l'arrivei. Comunque, Pigliacelli, raga, un par di parate sotto stress ha fatte, eh. Ragazzi, bella scoppola incredibile. Comunque, il Palermo continua a prendere gol. Vabbè, ma qua ho sbagliato io. Puntato su Mateiu che mi ha tradito. È in casa questa brutta sconfitta, eh. Alex Dobre mi ha fatto la doppietta. Poteva fare tripletta. Mi ha pure segnato Budic. E voi direte, lo vedi, Mike? Hai alzato la difficoltà. Non è quello. Comunque, brutte notizie. Cesar Montes si è infortunato, però solamente 5 giorni. E qua ancora poco spazio per Stulak. Che poco spazio. Ah, Bettella, non so manco chi sia. E sono d'accordo. Però Stulak, dai, sta a giocare su. Vuoi prendere il posto di coso? Ci avevo già pensato. Allora, ragazzi, a non saperne leggere né scrivere, io contro la regina di Menes. Di Menes mi vado a giocare solo gli attacchi. In realtà Montes avrebbe anche recuperato dall'infortunio, però non lo rischio e metto Don't. Allora, regina Palermo. Stiamo al... Come si chiama lo stadio della regina? Il Massimino? No, quello è di Catania. Lo so. Eccolo, Jeremy Menez. O per alcuni Jeremy Monnez. Questa è una
grande classica del calcio del sud, eh? Certo, come ci ha finito alla regina. Ma alla regina non ci giocava anche il Tank Dennis? Palermo, 36 gol fatti, meglio non sapere quanti ne abbiamo subiti. Eccolo qui l'oggetto un po' misterioso di Mister Spettacolo. Armando, il direttore sportivo, continua a dire: no, guarda che forte, guarda che forte. Per il momento non si è ancora svegliato. Anche la regina c'ha i pantaloncini e i calzettoni neri. Sono molto contento di questa scelta. Quello mi ha messo le mani in faccia a Piacelli. Oh. Piacelli preso non solo a manate in faccia, ma anche a pesci in faccia. Chi gli fai cucchiai? Chi gli fai gol? Vabbè, eccolo qua, il capitano De Angelis deve un po' invertire la rotta. Due partite un po' così beffarde. Per Palermo di Mister Spettacolo, che sta vedendo un po' la sua classica crisi, no? Di mezzo campionato. Colombi in porta, poi dichiara Cagliolo, Dudu e Lo Iacono. Maier, Hernani, Rivas, attenzione. Cicerelli, Menez, Ricci lì davanti con Canotto in panchina. Occhio che lui è un grande tuffatore. Pigliacelli, De Angelis, De Nayer, Nedel, quello lì. Poi Stilek. Insomma, sta giocando poco, eh. Ha panchinato Bega Bega. No, non è vero, Bega Bega gioca, che cazzo dico, vabbè. Sesco Vega, Sesco Vega. Vai, 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 vai. Non voglio scuse. Gli angoli non li so tirare. Palermo si invola in solitaria. E Sesco contro Lo Iacono. Sesco contro Lo Iacono. Eh sì, è rientrato da aspetta. Colombi. No, 1-0 loro. E ancora Sesco contro Dudu. E da Budi. No, non t'avevo visto. Ok, sì, sì, sì. Vai, Vega. No, ma ha rischiato il fallo. Vabbè, allora ditelo. Questo mi sembra proprio il momento giusto per fare. Guarda quello che fa il coccodrillo. Allora, ragazzi, noi gli tireremo così. Vai, Vega. Fammi vedere che almeno i colpi ce l'hai. Colombi. Ma stiamo al secondo tempo già. Oh, cazzo, raga. Questa bisogna segnarla. È un 2 contro 1 contro Dudu. Hai visto il pezzo di merda di Dudu? Mi ha fatto fallo. Sesco, Sesco. E qui. Qui non lo può sbagliare. Troppo facile. Prendi quella palla che dobbiamo andare a fare gol. Don Diego della Vega. È 1-1, è il 73. Elliot sulla palla. Sai che mi sa che Elliot è talmente pazzo che tira. Vai Elliot, tira gliena a miccia. Boom. Oh, oh, oh. 75esimo, ancora punizioni. Un culo. Non le so battere queste punizioni. Aspetta, aspetta, potrei richiamare il giocatore 2? Chi è questo? Fontana Rosa. Non so che ci fa in campo Fontana Rosa. Stulek, Stulek, Stulek. Aspetta, Fontana Rosa, ok. Lo vede, l'ha visto, vede il capitano. L'ha visto, vede Miretti. Che cazzo fai? Miretti, vabbè, ancora nostra. Non è finita, perché non è finita non lo sappiamo. Forse ci vogliono far gol per forza. Bega, bega, capitano. Ancora, bega, bega. Porco, due, porco. Bega, bega. Oh, Sesco, Sesco. L'ho comprato apposta così alto. Ma non pensavo. Ma non pensavo. Bega bega con lo spunto da terzino. Vero, verissimo. Raga, terzino. Non lo so neanche io, raga. Non so neanche come descriverlo. Finisce qui 2-1. Let's go. Questo spettacolo va dalle mani a chi? Oh, se stanno per picchiare. Sembrava Tuchel e Conte. Tutti belli contenti. Ha segnato pure Vega. Stulek. Eccolo qui. Stulek. Guarda, guarda, tutti i ragazzi a consolarsi. E abbiamo preso solo un gol. Incredibile, raga. Solo un gol abbiamo preso. La regina va a vomitare. Ci ha fatto solo un gol. Io vorrei farvi notare. Guarda che rispunto. Bega, bega. Via, via, via. Fino in fondo. Papam. Papagno in mezzo. Benjamin Sesco. Allora ragazzi, Palermo, Roberto Friano ci ha riferito che lei non ha fatto niente per risolvere la questione legata al suo stipendio. Non ci piace avere giocatori scontenti in squadra. E vediamo pertanto occuparsi il prima possibile della questione. Sto spione, la dirigenza. Che vuoi, che vuoi? Sei molto scontento. Ha chiesto di essere ceduto. Oh, che domanda, ma vattin proprio. Ma perché lui praticamente ha il contratto in scadenza e è un importante. Allora io faccio così ragazzi. Sento più 1400 euro a settimana, no? Nessun prolungamento, accetto. Va bene, va benissimo. 9 mesi, così vai in scadenza. Così è una stupidaggine, ragazzi. Perché vuol dire gli cambi semplicemente il ruolo in rosa. Stipendio. Te posso da 800 euro IVA inclusa. Sembra tipo, ragazzi, quelli che vanno a sfruttare i ragazzi per volantinaggio. Vai 1000 euro. 1000 euro a settimana. Allora, intanto il bonus ingaggio, ma non te lo do mai. Vai 1000 euro. Pia questi 1000 euro e non me lo rompe scatole. Vabbè. Armà. E sei te quello che fa il mercato, ci devi pensare a te. Lo vedi, mi stanno a dire, perché non fai giocare quello lì? Guarda che se non fai giocare, me lo riporto indietro. Allora, per me. Con quelle buste di fave possono pure tornare indietro. Però se ne vanno via tutti, giochiamo io e te. Ma come pensaci tu? Cioè devi pensare tu, no io. No, dico, cerchiamo di tenerseli buoni. Perché i pipponi mandamoli via, sì. Trova una squadra sti pipponi. C'è sta gente. Senti Armando, Armando, c'è sta quello che mi sta chiedendo i soldi. Quello al campo non ha visto manco in allenamento. Non so manco chi è. Quello si presenta e dice che chi se... Boh, non so manco non gioca. Fa qualcosa tu. Ci siamo tutti contro, eh. Ci siamo tutti contro.
Però ragazzi, adesso è il momento della verità, guardate. Ci abbiamo i due osservatori mandati da Armando in Italia e in Argentina. Ci potrebbero portare grosse soddisfazioni, vediamo, eh. Allora, Manu Figueroa. A parte che ormai l'abbiamo trovato il terzino, vabbè. Borja Gudelo. Joaquín Alvarado. Ma questa è una pipa a Piori. Saul Mora, va bene. Fernando Morales. Questo è un portiere. Vabbè, te prendo Morales. Juan Cruz. Juan Cruz, 900.000. E ti devo dire che farebbe questo esterno attaccante. Vabbè, le solite robe. E te butto te entro, che faccio? Te lascio là. Bel lavoro. Grazie, mister. Grazie. Aspetta, però. Abbiamo gli italiani. Gianluca. Madonna, Gianluca Martino, ragazzi. Potenziale 59. Mattia Vidale, pure questo. Una bella cacca. Leo Esposito. Potenziale 94. Dimmi che sei tu il prescelto. 500. Busta di fave. Tiziano Colombo. Tizia, dimmi che sei tu il prescelto. 700.000. Non male, non male. Però 17 anni è già grosso. Samuele Rizzo, dimmi che sei il prescelto. Vabbè, ci ho butto dentro Colombo, ragazzi. Avevo preso un altro Colombo pure, no? Vabbè, dai, non mi è andata male. Vabbè raga, guarda sto Cruz esterno. Tira, dribbla, fisico. Vabbè, tipo Caramona là. Ma questo può fare pure l'attaccante, secondo me, eh. Scende dall'autobus rosa-nero Benjamin Sesko, miglior marcatore della Serie B. Colpo di Mister Spettacolo. Intuizione di Armando, ma soprattutto Beniamino di Palermo, che oggi ci accoglie in questa partita sontuosa di Serie B. Abbiamo il Cagliari come prossima avversaria. Il Cagliari, secondo me, è l'avversaria numero uno alla nostra corsa per la Serie B, che è un po' scivolata nelle ultime partite, visto che il Palermo ha pareggiato 4-4 all'ultimo momento con il Pisa, perso malamente con il Cosenza proprio in casa nell'ultima partita. C'è qualche malumore nello spogliatoio. È arrivato il messaggio dello sceicco chiaro e tondo. Ok che non c'è Afif e sei un po' scusato, però devi portare a casa i risultati, anche se poi la classifica ancora sorride al Palermo. Diciamo tutto il lavoro che abbiamo fatto prima. Qua Afif, guarda caso, Pavoletti è il nemico numero uno. Guarda quanto è brutto. Oh raga, non si scherza più. Infatti Mister Spettacolo oggi si affida ai suoi fedelissimi, alla formazione che lui crede è migliore in assoluto. Anche se Mateiu l'ho spedito in panchina, perché ragazzi, cioè, dopo quello che ha fatto, direi anche no, anche no. Si rivede Bega Bega. Questo chi è? Perché è Benzema. Questo non è Paoletti, questo è Benzema. Speriamo che in campo non sia veramente Benzema, perché se no, guarda qua, Zappa, Altare, Capradossi. Eccoci qua con il 4-1-1-2-2. Vabbè, una formazione pazza alla Mister Spettacolo. Fossi gioca a sinistra con Bega Bega a destra, Stulek, Miretti. E poi l'attacco, ragazzi, è il The Fabulous Four, non so come chiamarli. Torna il capitano Brunori e non Vega, che si accomoda in panchina perché Mister Spettacolo non sa usarlo. Con il Cagliari, ragazzi, ci gioco quel Lufumbo, che mi ricordo Pinna, mio amico Pinna cagliaritano, grandissimo Pinna. Oh, ma quello è Gianluca Lapadula. Oh mio Dio, ma che gli è successo in testa? Vabbè, insomma, mi disse che era fortissimo. Vabbè, vabbè ragazzi, si inizia, si va. È un po' silenzioso il pubblico qui del Renzo Barbera, perché insomma è curioso di vedere che succederà. Oh, si è impazzito. Attenzione che fosse impazzito. Fossi è impazzito per davvero. Sesko, la ridà Fossi. Raga, Fossi è pazzo. Stulek si gira. Porco Giuda Miretti. Raga, segnavo così con Miretti e fermi tutti, eh. Poi ha tirato uno straccio fracico, lento, a quanto pare molto efficace. Sono altissimi, ragazzi. Si giocano altissimi. Ricordiamoci che Brunori, nell'unica partita dove ha giocato titolare, ha fatto ben 3 gol. Quindi, insomma. Bello, Bega. Bega Bega è tipo quell'amico pazzo che non ce l'ha i piedi, però si impegna, capito? Fa un po' di mattate. Brunori. Tale cattedra, però Rog lo ferma subito. Rog che ha fatto le categorie. La montagna si è ripresa e si è ripresa anche il posto da titolare. Miretti ancora. Miretti che se gli dai mangiare. Oh, guarda Fossi, che pazzo! Aspettalo, Fo. Ah. Tulak si fa ciucciare. Denayer, non gli importa. Elliot. Oh! Gli si presenta l'occasione! È un rapace, Benji! Sei un rapace! Avete visto, ragazzi? Lì come un mamba. Insomma, come una faina incazzosa. Palla deviata. E poi c'è Benjamin Sesko, che non se lo fa dire 2 volte. E beh, il capocannoniere, per una ragione, proprio manovra costruita. Pummede! Godo. Però occhio, ragazzi, che dopo che segno così presto, poi succedono sempre cose pazze. Anche perché poi loro giocano con Mancò su Gianluca Lapadula. Boom! Brunori subito a farsi rispettare, che è rissa in campo. Oh, numeraccio! Un braccio per lasciarlo lì. Sto numero comunque è inutile, raga. Cioè, devo dirti la verità. Devo forse imparare ad utilizzarlo. Quando gioco con questa formazione sono troppo concentrato. Sesko danza su quel pallone. Sesko, Miretti ancora. Ed il capitano si è intrufolato. Fa la sponda, no. Pavoletti fermato dalla montagna. Mamma mia. Chi sei? Sir Gregor Clegane.
Bega bega sull'uomo. E questa me la caccia. Giallo, 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 va bene, va bene. Alexis, bega bega. Oh, sull'uomo è andato, cioè non ci avevo pensato a prendere la palla. Bega bega, flagello dei giardinieri di Palermo. Ogni volta che gioca alza 200.000 zolle di terreno. Gli costa più dei giardinieri che di stipendio al Palermo. Vai Angelo, vai Angelo. Supera Capradossi come solo tu sai fare. Bega bega, bega bega. Non si fa pregare Brunori. Sto a comandare, ragazzi, sto a comandare. L'ho detto, alla fine la difficoltà quella più alta non è tanto nel gameplay, è nelle situazioni che avvengono. Gaston Pereiro, Mancosu, Stulak, che è successo? Quello è fallo, quello è fallo. Pigliacelli c'è, Pigliacelli c'è. Sì, t'ho visto, sì, t'ho visto, sì, t'ho visto. Vai, bega, bega, mettiti a correre. Gol. Non è gol. No, io ho fatto un gol clamoroso. Chi è sto Albero Pupazzo? Ma quello è quello che viene a fare trattative. È anche un arbitro. Ma di un non nulla. No, si lamenta Benji. Deve essere l'ennesimo gol strepitoso della sua carriera. In maglia palermitana. Miretti, oggi sono indemoniati quelli del Palermo. Oggi sono indemoniati quelli del Palermo. Brunori. Ah, fermata all'ultimo. Ancora Miretti. Indemoniato. Stulak. Stulak. Vabbè, dai, dai, le cipolle diventano aglie. Le cipolle diventano aglie. Prendi sta pane e panella. Ci ho provato, non pensavo di segnarvi di capitale. Però, boom, portiere. Bruciato, bruciato, scattante. Comunque, io, ragazzi, sto Palermo al momento è la classica squadra di Mister Spettacolo. Grande con le grandi, ma piccola con le piccole. Cioè, la Urbe era così, se vi ricordate. Tutte sono state così. A parte lo United, che, vabbè. Pavoletti gol. No! Pigliacelli con la mano di richiamo. Lo ipnotizza. Gli ha detto proprio di non segnerai Mike. Porco due lavadù. Va bene ragazzi, va bene, va bene. Ah ragazzi, ho fatto dei cambi audaci in linea con quello che è il nostro percorso. Ovvero, ho tolto Stulak e ho messo l'altro Angelo, De Angelis. Perché può fare il centrocampista, ho scoperto. Ma che cazzo ne so, vabbè. Quindi mettiamolo lì, anzi il CDC può fare. E ho messo Nusa, Antonio Nusa, come altro attaccante al posto di Brunori. Perché ho pensato che possiamo andare a sfruttare le situazioni qui. A Nathan Falco. Bega, bega, oh. No, ehi Albero, ma quello è un fallo. Piccolo Angelo, verso l'Angelo Grande Senior. In realtà sono gemelli ragazzi, partoriti dalla stessa madre. Nello stesso giorno, altrimenti non sarebbero gemelli. Ah, straccio fragico di Nusa. Eeeh, oh. Ma yeah, stavo per dire, guarda che facciamo il clean sheet. E invece, siamo solo shit. Però mi hanno fatto un bel bucazzo, eh. Come hanno fatto un bel bucazzo. Elliot, Elliot. Elliot, che è l'uomo di maggior qualità tecnica. Oh, Capradossi è un pazzo furioso. Ma avete visto che mi ha fatto, ragazzi? Ecco cosa ti dico, ragazzi. Ho preparato il piano anti-Cagliari. Quanti cazzo sono? Quanti cazzo sono? Mettici il piede, bravo. Fuori Miretti, dentro Saric. Poi Matteo. Per Fossi, perché basta. Anche se io a Matteo non gli darei manco le chiavi di casa. Eccolo Saric. Saric. La nostra, raga. Stiamo a tenere lì. Questa è buona, questa è buona. No, no, raga, no, 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 adesso, no, no, non adesso, non adesso. Non adesso, non adesso, non adesso, vi prego, non adesso. Vi supplico, non adesso. Barrega, sbaglia. Però Matteo è un coglione, però ancora noi, ancora noi. Bene, tienila, tienila, tienila. Bega, bega, dare geometria. No, aspetta, 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 fermi, 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 fermi. Scusate, ma me la devo portare a casa, scusate. Scusate, ma me la devo portare... Ecco, ecco il gol, raga, ecco il gol, ecco il gol. No, 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 c'è la montagna. No, 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 tu non puoi passare, gli dice. Chiudila. Chiudila tu. Vabbè, 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 vabbè. 20 secondi, 30 secondi. Chiudila, fate un fallo, fate qualcosa. Vai, Nusa. Menalo, potalo. Chiudi quella partita. Sì. A soffrire, come piace a noi. Mamma mia, ragazzi, che tryhardate che stanno a diventare ste partite. Ma non perché, vedete, alla fine l'ho bombardati. Ragazzi, prima di salutarci, facciamoci questa partita con la SPAL. Ho fatto qualche sostituzione, tra cui Sala, perché se non lo faccio giocare me lo richiamano. Già stiamo messi male lì dietro. Perdiamo pure i pezzi, mi pare il caso. Comunque, vediamo un po' che succede, ma lo faremo in maniera molto veloce. Vabbè, Sesco, ragazzi, Sesco segna pure al bar. 3-0 con la SPAL, con Sesco che fa tripletta ma sbaglia pure un rigore. Però, ragazzi, stiamo tornando agli antichi fasti. Attenzione, ragazzi, poco spazio per Nusa. Mi sa che comincia, dobbiamo farlo giocare un po' di più, eh. Caspiterina, no, Nusa non lo possiamo perdere, eh. Allora, prima di salutarci però, ragazzi, mandiamo gli osservatori un po' in giro. Che ci mancherebbe la nostra squadra? Degli esterni? Un attaccante? Eh sì, l'attaccante ci mancherebbe. Quindi io provo a trovare un attaccante brasiliano. Sì, mandiamolo in Brasile.
Brasile. Un Brasile da brazzo più. Vediamo chi riusciamo a trovare. Però, di che tipo? Vogliamo un attaccante brasiliero, ok. Invece quest'altro, ragazzi, lo mandiamo. Aspetta. Suggeritemelo voi sotto nei commenti, ragazzi. Dai, che cosa possiamo andare a cercare? Dei terzini? Dei centrocampisti? Il centrocampo siamo messi bene. Delle ali? Pure un difensore centrale. O se no il portiere. Però il portiere è un po' difficile trovarlo qua. Beh, fatemi sapere che ne pensate. E soprattutto ditemi dove. In Europa? Nel mondo? Torniamo presto con Mr. Spettacolo e il suo Palermo. Un saluto a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.